tantissimo, per noi è veramente un onore avere a Roma adesso un circolo intitolato a Sasà. È veramente un onore e ce n'era assolutamente bisogno, perché dopo le parole anche di Elena e di Patrizia abbiamo bisogno di recuperare anche quell'orgoglio e quella forza con cui dobbiamo difendere la nostra storia. Io pensavo al volto giovane e bello di Sasà nella foto che prima appariva durante il filmato, e guardavo anche gli altri volti dei ragazzi giovanissimi che sfilavano per le strade liberate dai nazi fascisti, e guardavo la loro età giovanissima, e credo che dedicare un circolo, mettere la targa che adesso scopriremo, abbia proprio questo significato. Lo facciamo perché quelli che verranno dopo, i ragazzi, i più giovani, ricordino sempre quello che è successo in questo paese, ricordino sempre questa storia straordinaria. Perché la resistenza dobbiamo fare in modo che rimanga impressa soprattutto nella loro mente. Crescano sapendo cos'è successo e perché quei ragazzi così giovani, quelli della loro età, hanno combattuto per il nostro paese. Perché all'età di Sasà si faceva quella scelta. Spiegargli e fargli capire che cosa si prova a 16, 17, 20 anni, quando si decide appunto di imbracciare un fucile, di andare in montagna, di rinunciare al periodo più bello della tua vita, perché c'è qualcosa che ami di più, e quella qualcosa che amavano di più era la libertà, era la loro patria, le loro città, i loro fratelli, i loro compagni. Ecco, io penso che quell'insegnamento sta scritto sulla targa che scopriremo, dovremmo avere la costanza di raccontarla sempre così, e non ci facciamo ingannare dalla cattiveria, dall'arroganza, dalla vergogna di quelle accuse. Noi dobbiamo parlare appunto di una storia che è stata ben altro. Non è stata una storia di violenza. Si rileggessero le lettere dei condannati a morte della Resistenza, parlano tutte di amore. La parola amore c'è sempre, dedicata alle loro compagne, alle loro mogli, ai loro figli, ai loro genitori. E amavano la patria, lo scrivevano chiaramente prima di morire, era l'ultima cosa che diceva. Ecco, noi possiamo raccontare questo che altri non possono raccontare. Quella era una storia di amore per qualcosa, di amore, di un amore che hanno consegnato a noi. E noi dobbiamo essere più forti in questo momento a difenderla, quella storia, a metterci altrettanto amore e a metterci la coerenza anche dei comportamenti, perché se si dedica un circolo a Sasà, se ne deve ricordare la sua storia, ma anche il suo comportamento, e anche i suoi passaggi politici sono illuminanti. Sasà ha mantenuto una freschezza, la freschezza di ventenne nei ragionamenti che faceva politicamente. Ha ragione Elena, quei principi ispiratori della rivoluzione francese li modernizzava continuamente a seconda delle fasi. Io ho avuto la fortuna di ascoltarlo quando appunto cambiavamo nome, cambiavamo bandiera, cambiavamo partito, come rimodulava quei principi legandoli alla modernità dell'oggi. Ecco, quella freschezza che fece fare quella scelta a 20 anni a Sasà, quella freschezza e quei ragionamenti che portavano un'intera classe dirigente a liberare il paese, a scrivere la Costituzione più bella del mondo, a donarci un paese forte e democratico, quella freschezza, quella bellezza, quell'amore, noi la dobbiamo ricordare così. La violenza, il sopruso, la vergogna, l'arroganza, la forza, le cose brutte che ci hanno insegnato quelli che c'erano prima di quelli che liberarono il paese e che oggi riemergono ogni tanto e riemergono molto a Roma, la dobbiamo ricacciare con quell'esempio là. Noi possiamo raccontare quella bella storia, possiamo essere quelli che attaccano una targa e l'applaudono, possiamo essere quelli che non si devono vergognare di nulla, e nemmeno, lo voglio dire chiaramente, di via Rasella. Noi di via Rasella non ci vergogniamo, quella è storia della nostra storia, e quella è la storia che ci ha reso liberi. Ecco, io penso che oggi il gesto di dedicare il circolo, e voglio ringraziare Roberto, Andrea, il partito dell'ottavo municipio, lo voglio ringraziare tanto, perché questa roba qui, questa storia, questo gesto ci dice che noi ci dovremo comportare ancora come Sasà ci ha insegnato. Ecco perché è importante, e ai nostri ragazzi continueremo a dire questo, ed è una cosa che altri
lo capissero per sempre, non lo possono fare. Grazie.